La vergogna di Taranto, siamo in Viale Virgilio, l'acquedotto pugliese sta appunto realizzando dei lavori di scasso e di inserimento di tubi, lo dico in maniera atecnica, ma la cosa assurda è che poi il manto stradale viene rifatto, viene rappezzato, viene riasfaltato limitatamente e relativamente soltanto a quel taglietto, a quel pezzetto, a quella linguetta che è stata tagliata, quando invece le normative impongono una misura, una proporzione maggiore della superficie riasfaltata. Dove siete, signori dell'amministrazione comunale? Dove sei, sindaco Melucci, tu che vai a tagliare i nastri, vai a raccontare i sogni del nuovo stadio? Dove sei, assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno? Guardate lo scempio che si fa delle nostre strade, le nostre strade che vengono rovinate, stuprate. Dopo che hai fatto tutto sto casino, dopo che hai rotto tutta la strada, ti limiti a fare una linguetta? Ma stiamo scherzando? Una strada questa che era stata riasfaltata neanche un mese fa, neanche si coordina il comune di Taranto con gli enti. Il comune rifà la strada, l'ente arriva, fa il pezzetto, taglia e si limita a quel pezzetto. Ma com'è che non si fanno i controlli? Com'è che l'ufficio lavori pubblici non viene a verificare, a vedere cosa sta succedendo? O se viene, può darsi anche che venga, non lo metto in dubbio, perché tollera che accadano queste cose? Ma guardate un po', è possibile che ci si limiti a questo piccolo rappezzo, a questa piccola striscia, a questa piccola lingua? È una vergogna! È uno scandalo! L'amministrazione comunale cosa fa? Non interviene? Subisce, e lo ripeto, subisce. Guardate qui, guardate, la linguetta, neanche ci si è degnati di fare una superficie maggiore, almeno da qui fino a qui, nulla. La linguetta, vergogna, che schifo! Io da cittadino e da consigliere comunale pretendo risposte, voglio che vengano individuati i responsabili e paghino per quello che sta accadendo. È uno schifo! Peraltro l'asfalto è stato anche realizzato, questa linguetta, in modo non uniforme. Guardate qui, qui addirittura si sgretola, guardate qui come si sgretola, e non è uniforme, guardate. Ecco che poi basta un po' di pioggia e poi ci troviamo a lungo andare i crateri. Queste sono le assurdità di Taranto. Non si può accettare una cosa del genere, una ditta deve rifare il manto stradale in una misura maggiore, è assurdo, io non ce l'ho con gli operai che poverini fanno il loro lavoro e si attengono a quelle che sono le disposizioni, non c'entrano nulla, ma non è possibile che un'amministrazione comunale subisca in silenzio. Dove siete? Svegliatevi! Questi sono soldi del contribuente, le strade sono patrimonio della città e dei cittadini. Ma chiediamolo all'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, ora mi collegherò telefonicamente con lui. Assessore Giorno, buongiorno, siamo in diretta Facebook, volevamo farle una domanda. C'è il problema in Viale Virgilio, l'acquedotto pugliese ha fatto i lavori, però la parte in cui è stata la parte riasfaltata è esattamente una striscetta, proprio una striscetta, una linguetta, una cosa assurda. E l'amministrazione comunale come mai non interviene? Si chiama asfalto temporaneo perché dopo gli scavi, tendenzialmente quando si colma, a distanza di poche settimane lo scavo sprofonda ancora, si fa la ricolmatura e si fa la... Sì, ma tantissime zone... Ovviamente è un temporaneo e come tutti i temporanei è provvisorio, appena verrà fatta la fase di addestramento, acquedotto di Puglia interverrà verificando tutto l'asfalto nel pezzo che è stato rotto, ovviamente con una fascia più ampia, e ricolmerà l'asfalto. Ecco, allora, questo... Esiste un ufficio che si chiama manomissioni suolo pubblico, io sono sicuro che il consigliere comunale Abate lo conosce bene in quanto è consigliere comunale e come diciamo anche nell'esercizio del suo ruolo difende l'operato dei dipendenti comunali che dalla mattina alla sera lavorano in giro per la città per controllare anche situazioni analoghe di manomissione del suolo pubblico. Noi riceviamo tantissime richieste di manomissione da ditte terze, quindi Acquedotto, Enel, Open Fiber, NLX per le colonie di ricarica elettrica ed altre. Stiamo accelerando notevolmente le richieste per fare in modo che le pratiche vengano evase. Stiamo coordinando un tavolo per il ripristino
delle strade dove c'è stata la manomissione, e in alcuni casi noi stiamo evitando di asfaltare proprio perché ci ecco, stiamo facendo il problema di però. Il problema è un altro, questa è una teoria valida, giusta per carità no, di Dio, però la realtà è che tantissime strade a distanza di mesi giacciono sfregiate e non sono state più riasfaltate nella misura prevista dalla normativa. Basta fare un giro per la città e vedere, non dico chiacchiere. Ti dico due cose, Luigi. La prima è che in realtà la normativa dà un tempo ampio per il ripristino della strada, anche perché se loro la ripristinassero 2 settimane dopo la rottura, quell'asfalto, per quello che ti dicevo prima, no? Che dopo un po' cede e va ricolmato, durerebbe pochissimo, quindi ci farebbe più tardi. In via Pupino sono passati 4 anni, penso che bastino, no? Sì, io... 4 anni in via Pupino sono parecchi, Per correttezza non ti rilascio commenti sulle autorizzazioni di 4 anni fa, io ho iniziato a seguire a luglio. Beh, c'era sempre l'amministrazione Melucci, Assolutamente sì, però nel tempo sono stati fatti diversi protocolli e tavoli di coordinamento con questi enti, perché poi sono coperti da normative nazionali e ci sono quindi intorno al 2018-19, se non ricordo male, è stata fatta una convenzione con questi enti per assicurare il ripristino. C'è l'ufficio manomissioni solo pubblico. Comunque, in ogni caso, io chiedo seconda cosa, io ti invito, se tu hai delle segnalazioni di strade che vengono manomesse, ovviamente Luigi, manomissioni non di 4 anni. No, vengono proprio stuprate più che manomesse, proprio stuprate. Segnali, va bene. Con le ragazze, con le professioniste dell'ufficio manomissione pubblica, l'architetto Campocci, le altre professioniste che ci sono là dentro, facciamo tranquillamente. Va bene. Nel caso in cui il ripristino non viene effettuato in maniera corretta, si fa la diffida all'ente. Ma la dovete fare voi, non è che la devo fare io, No, le facciamo noi, tu ci fai appunto. Le segnalazioni e noi facciamo. Va bene. Come dire, se sono rosse fioriranno. Buona giornata e buon lavoro. Fammi le segnalazioni che facciamo. Va bene, buona giornata e buon lavoro. A te. Pretenderò risposte scritte, farò un'interrogazione al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici e agli uffici competenti, lavori pubblici e patrimonio. Pretendo risposte e pretendo che le normative siano applicate, altrimenti io non ho problemi. Porto le carte in procura e poi ce la dichiariamo, come si suol dire.